La SEAP Pallavolo Aragona prepara la prossima e impegnativa partita del campionato di Serie B2 a Girone I. Per la 20ª giornata le ragazze di coach Paolo Collavini saranno di scena a Reggio Calabria contro il Volley Region, formazione in piena lotta per il terzo posto che consente di disputare i playoff per il salto in B1. Il sestetto calabrese, allenato dall'esperto Massimo Salvago, è quinto con 34 punti a meno 4 dal Volley Giarre, terzo in classifica. La partita Volley Region Reggio Calabria SEAP Aragona si disputerà domenica prossima alle ore 18 al Palasport Umberto Boccioni di Reggio Calabria. Gli arbitri della partita saranno i lombardi Marco Artina e Daniele Campanile. La SEAP Aragona sta preparando la partita nei minimi particolari, consapevole dell'importantissima posta in palio e delle qualità tecniche dell'avversario, che soprattutto in casa sembra avere una marcia in più. Coach Collavini ha tutte le ragazze a disposizione, tranne la palleggiatrice Martina Baruffi. Gli allenamenti proseguiranno per l'intera settimana e la squadra bianco-azzurra partirà alla volta di Reggio Calabria nel primo pomeriggio di sabato 16 marzo. Domenica mattina invece composte e compagne svolgerà una rifinitura presso una struttura sportiva del capoluogo calabrese. I punti di forza del Volley Region Reggio Calabria, reduce dalla sconfitta per 3-0 sul campo della capolista Santa Teresa di Riva, sono l'opposto Saporito, le schiettatrici Speranza e Borghetto, la centrale Dimitrova completano il sestetto tipo, la palleggiatrice Romeo e la centrale Ragonese. Nel ruolo di libero si alternano Chiara Angilletta e Mucciola. I primi cambi sono Tortora e Cerepova. La partita di andata al Panicosia Agrigento si è conclusa 3-0 per la SEAP Aragona.